No, ecco. Questa era proprio farina del suo sacco, l'ha scritto davanti a me. Ecco, queste immagini dovevano essere proiettate durante la conferenza di studio, poi abbiamo deciso di farlo all'aperto. Queste immagini sono state inserite in questo PowerPoint per dare la risposta alla domanda: Milano e l'acqua, cos'è l'acqua a Milano? E qui, questa è Milano, l'acqua e l'agricoltura. C'è la bazzia di Chiaravalle e le celeberrime marcite. Queste sono le marcite con la, diciamo, metti sotto con la vetaglia, che non si dice, la marcita non è irrigata, si è messa sotto la marcita. Quindi veniva usata. E c'è una persona andava la merda. Esatto. Ecco, adesso qua c'è un po' di campanile. Si chiamerebbe compost. Viene prodotto dell'ottimo compost. Invece adesso c'è un po' di campanilismo. Questa invece è la marcita di Cascina all'interno. Quella nevicata è la famosa nevicata dell'85, con la chiesa quegli 80 centimetri. Beh, nel giro di 4-5 giorni dalla marcita la neve sparì, perché il tepore dell'acqua sciolse gli 80 centimetri di neve. Vedete che già là in fondo si comincia a intravedere. Questa invece acqua Milano, i fontanili, o dalla risorgiva al fontanile. Questo è un fontanile, sì. Qui è una fuori Baggio. Guardate che meraviglia quest'acqua che sgorga senza bisogno di pomparla dal sottosuolo. Tratteremo anche questo argomento. Qui siamo sempre a nostra zona, guardate che zona incredibile d'acqua che era, ma non solo l'ovest milanese, tutta la zona di Milano era così. Tra Quarto, Cascina Interna, Baggio, Quinto Romano c'è il Parco delle Cave. Il Parco delle Cave è stato realizzato proprio in quell'angolo dove c'erano tanti fontanili. È un discorso lungo, spiegare il perché, lo faremo un'altra volta. Ecco, come dicevo la prima lì in cortile, Cascina Interna viene indicata dalla tradizione come la possibile casa di Francesco Petrarca durante i suoi, la casa estiva, per il tempo d'estate, ha preso una casa di campagna presso Milano. Questa è un'immagine sicuramente del 600, perché è stata pubblicata su un libro di Tomasini del 1639, se non sbaglio, 1650, e anche qui c'è scritto antichissima tavoletta in legna eseguita dallo stesso Petrarca. Dovrebbe essere un disegno autografo del buon Petrarca. Quella casa che vedete è questo locale dove siete adesso. Mamma mia, guarda. Ecco, il fontanile che c'è davanti è il fontanile Marciondino che è in via Fratelli Zoia. C'era perché poi l'angelo potrebbe raccontarvi un aneddoto di cosa successe il 20 marzo del 1954 proprio sui fontanili. Aspettiamo. Quel giorno lì. Io avevo 4 anni, e Mica, la nostra sorella maggiore, ne aveva 6. La nostra mamma Erminia aspettava un bambino e a mezzogiorno era dentro nel fontanile Marciolino e lei sciacqua i panni su Brelin, proprio davanti. A questa cascina qua c'era il guado dove mandavi in dente i besti e di fianco al guado che era dentro proprio la praia della Vai, mi venne più su avanti che era vicino alla nostra casa. Alle 4 del pomeriggio a Ghenna sul Giani. Ecco perché è interessato. Tra l'altro quel giorno lì era un giorno abbastanza strano perché come si dice a Milano era tra gnacca e il petacca, il tempo. Più avvicinava, poi andava via, c'erano le nuvole. Era marzo. Le nuvole che venivano su dalla pianura andavano verso la montagna, no? E ogni tanto lasciavano giù un po' di piovigineta. Quando è nato Gianni, che è un giorno da quadra, che l'ha scappato tutti quanti sotto i porti. Che la roba che fa venire la passione per l'acqua, perché quando si esce a visitare o fare le visite con Gianni, perché resta attento, perché lui non ha paura di niente, lui cammina sulle passerelle larghe 4 centimetri. E non è poco per lui. E magari sotto ci sono 2 metri d'acqua.
anche a Trigna, le quattro esigenze per noi. Ecco, Milano, Milano acqua, energia. Ecco, questo qui è il mulino di Vigentino sulla Roggia Vettabbia a fine 800. Di tutto questo non c'è più nulla. Adesso consumiamo petrolio per avere energia elettrica. Qui invece avevano l'energia utilizzando, utilizzando l'acqua. Quindi quando si parla di progresso, a me tante volte vengono dei dubbi sulla parola progresso. Questa è una ruota idraulica in via Mulino delle Armi, sempre all'inizio del Novecento. Studio mi diceva che qui in via Mulino delle Armi c'era una, la darsena, un porto. Un porto delle, di epoca romana. Un porto di epoca romana. Questa non è via Mulino delle Armi, eh. Vettabbia, questa no? È via Santa Croce, Mulino delle Armi è quella che attraversa davanti. E questo mulino qui serviva per forgiare le armi. Quindi era molto cioè, e le corazze, si chiama, le corazze dei. Cioè, non era un mulino, ma era un, diciamo così, forniva industria, energia ai magli. Questo qui faceva, una macchina che faceva girare il maglio. Per fare le spade, per fare le corazze, dentro, dentro c'era il maglio, no? La fucina dove quest'acqua qui faceva girare per la... Non c'è più nessuna traccia di quella. No, anche perché in epoca spagnola già avevano ridotto molto la produzione di armi. Però quella lì era. La cromo l'avevano trasferita in Spagna. E il resto era rimasto qui ma già ridotto. Ma io ti parlo di quelle ruote lì in via Teodoro Santa Croce, non c'è neanche qui. Ecco, guardate, questo qua invece un disegno fa vedere l'ingegneria, cioè non è che basta mettere una ruota e cosa si gira da solo, ma bisogna creare dei dislivelli, dei piani d'acqua, e questo è lo spaccato della, della ruota idraulica dal ponte delle Pioppette. Cioè, quindi avevamo dei super ingegneri idraulici in Milano. Aveva dei 8 ingegneri idraulici, 10 ingegneri idraulici che lavoravano a pieno ritmo, pensate che era il MES. 180.000 abitanti. No, ma soprattutto anche a quel mezzo non fanno fare niente. Non fanno fare niente. Perché esatto. Allora c'era una specie di commissione fatta da 12 saggi, saggi sì, testoni, che dava il là e controllava il lavoro di questi ingegneri. Ecco, guardate questa di sera, bellissima conca dell'Incoronata, adesso è asciutta, l'hanno un po' ricostruita, ma questo è poco prima dell'immissione nel Tumbun de San Mar della Martesana. Negli anni 30. La garrita lì è quella che è ancora quella che abbiamo adesso. Sì, asciutta, ma poi avevano speso lì di Dio, hanno messo più delle pompe, se ne riciclo, ma è un progetto che non ha mai funzionato. Ecco, merita, invece merita un po' d'attenzione il Gangar, questo signore qua. Questo signore aveva un ruolo importantissimo nella Milano dell'epoca dei navigli e prima della costruzione dei grandi sistemi fognari, perché questo signore andava a ripulire i pozzi neri di Milano e portava i liquami, i locami nelle campagne. Ad esempio anche qui alla linea